Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. It starts here. Siamo con Renzo Carbonera che alle giornate degli autori presenta La pena di Hemingway. Visto il soggetto del tuo film e una battuta del film dice: le cose hanno qualcosa di irresistibile, le cose ti rendono fragile. Partiamo da questo per parlare del tuo lavoro. Sì, partiamo da questo perché penso sia una delle prime frasi che ho scritto quando ho scritto la sceneggiatura. Avevo trovato questa storia che aveva scritto Pietro Spirito, questo racconto che si chiama La pena di Hemingway, e ho pensato di farne un cortometraggio, però allo stesso tempo ho pensato: ok, questa è la storia, questa è la narrazione, però cerchiamo anche di metterci un messaggio. Il messaggio che ho voluto sintetizzare in una frase e poi ho anche messo con una voce off è proprio questo. È proprio questa nostra dipendenza dalle cose, e infatti ho visto la penna all'interno di questo racconto come una metafora, un'allegoria di tutta la nostra, diciamo, dipendenza dalle cose. La penna è la cosa, anche volendo. E si galleggia su una misteriosa coscienza, dice a un certo punto. Sì, verso la fine, perché in realtà questo personaggio, il personaggio di Claudia, che si presenta come molto forte e risoluto, poi in realtà scopre la sua debolezza, e infatti la sua debolezza è la dipendenza dalle cose, la dipendenza dalla penna, che poi abbiamo visto lei in un modo o nell'altro ha rubato, esattamente come magari ha fatto il padre, esattamente come aveva fatto l'altro protagonista Samuel. Quindi questo non riuscire a non essere figlia di suo padre fa sì che lei galleggi perché, e non navighi, come invece si potrebbe pensare a prima vista, vedendo questo personaggio forte, questa donna in carriera, se vogliamo, questa musicista in carriera. Gli spazi, Lignano. Sì, allora, io, come dicevo in conferenza stampa, per la prima volta ho avuto la possibilità di girare nel paese dove sono cresciuto, dove ho passato l'infanzia, l'adolescenza, quindi di cui conosco ogni centimetro praticamente, perché essendo in realtà un posto molto piccolo, questo è facile. E ho voluto un po' celebrare quello che per me è il luogo di mare, cioè quello che diventa il luogo di mare da ottobre fino a marzo, quando non c'è nessuno e quando è dei locali, quando il luogo è dei locali. Quindi potete rimpatronirvene. Esatto, quindi il mare è quello senza gli ombrelloni che avete visto, la spiaggia è quella senza gli ombrelloni, c'è la laguna, c'è la nebbia, e ci sono i quattro cristi che ci abitano e basta, ecco. No, lo esalti soprattutto nella scena finale dove c'è la tua protagonista che cammina su questa meravigliosa spiaggia lunghissima, per una ligure come me è una spiaggia veramente lunga. Esatto. E solitaria. Esatto, e poi appunto l'inquadratura parte da un chiosco in spiaggia che ovviamente è chiuso perché è inverno, e quindi anche lì, cioè, bisogna immaginarsi quel luogo. Come poi si vede anche nelle riprese che abbiamo messo nei titoli di coda, dove abbiamo inserito, diciamo, delle inquadrature estive di Lignano, dello stesso luogo, con un sacco di persone, con gli ombrelloni, col bar aperto, e poi invece così è come se l'ho ritrovato la protagonista, con questa spiaggia enorme, lunghissima, 12 chilometri, che è Lignano. La suggestione di creare delle immagini, fra virgolette, d'epoca, qual è stata per te? E quanto avresti magari voluto giocare su altro, avendo magari più tempo e più spazio? Ma no, io il fatto di giocare sulle immagini d'epoca è anche un retaggio. Io faccio molti documentari, anche storici. Ho fatto molti documentari storici in cui ho utilizzato sia materiale d'archivio che ho fatto delle ricostruzioni. Ricostruzioni di guerra o cose così, perché in Italia non tanto, però quando lavoro per televisioni francesi o tedesche o americane i documentari ormai sono quasi tutti fatti di cosiddetto reenactment, e quindi è stato un po' un retaggio, un voler inserire quello che faccio di solito, sia tramite il reenactment, diciamo, storico dei ricordi, dei flashback di Claudia, che tramite le voci off iniziali e finali. Anche quello è un retaggio, una citazione del documentario. Stai lavorando a qualcosa ora? Sì, allora sto facendo, proprio in questi giorni, mi sto occupando di una cerimonia inaugurale di un evento sportivo, di un grosso evento sportivo, si chiama European Master Games, con più di 4.000 atleti, e ci sarà una sfilata, sarà domenica 11 settembre, in uno stadio, quindi devo fare la coreografia di uno stadio, come
una piccola olimpiade, molto piccola, però pur sempre una cosa di questo tipo, ed è una cosa completamente diversa rispetto a quello che faccio di solito, infatti è una novità anche per me, è una bella sfida. E poi sto lavorando a una sceneggiatura di lungometraggio, ho scritto già la prima stesura della sceneggiatura, è stata selezionata per due progetti del programma media dell'Unione Europea. Quindi la stiamo portando avanti e la porteremo a Berlino al co-production market, perché sarà una coproduzione tra Italia, Germania e Ungheria. Costruita su dei personaggi che ami già molto e quindi che vorrei coinvolgere, o è nata solo la sceneggiatura a questo punto e non sai ancora che volti avranno i tuoi protagonisti? Per il momento c'è la sceneggiatura e ci sono dei primi approcci per i due protagonisti, un attore maschile, un'attrice femminile, non sono italiani, sono attori di livello internazionale, non dico i nomi perché è meglio di no, porta sfortuna, e comunque sono di livello internazionale. Grazie di cuore.